chi sono i soldati romani del periodo tardoantico? Come sono fatti gli eserciti di questo periodo storico? Riassumere in modo esaustivo quelle che sono le varie risposte a queste domande, poiché il periodo tardoantico dura dal IV al VII secolo e avvengono diversi cambiamenti e avvenimenti importanti in questo periodo, è naturalmente molto molto arduo. Per cui oggi proveremo a rispondere alla domanda guardando a un periodo molto specifico, ovvero il IV secolo, e ancora più nello specifico gli eserciti romani della Pars Orientis dell'ultimo quarto del IV secolo, ovvero gli eserciti di Teodosio. Ciao a tutti, io sono Mattia Caprioli e bentornati su Tribunus. Questo video è realizzato in collaborazione con Numerus Italorum e riparleremo più avanti durante il video. Per parlare degli eserciti di Teodosio non possiamo che partire dal 379, l'anno in cui Teodosio viene nominato imperatore sulla parte orientale dell'impero romano da Graziano Augusto sull'Occidente, nonché nipote di Valente, l'imperatore che era morto alla battaglia di Adrianopoli del 9 agosto del 378. Ed è proprio da questa tragica battaglia che dobbiamo partire. Infatti Teodosio è chiamato a ricostruire, nonché a ripensare, un esercito in tempi brevi e a sconfiggere i Goti che ancora stavano dilagando in Tracia dopo la loro vittoria ad Adrianopoli. Piccola parentesi, il termine Goti dobbiamo sempre ricordare quanto sia, come dire, vasto e generico e che in realtà comprende diverse realtà e componenti tra loro distinte, per citare giusto i due gruppi più noti, i Visi e i Tervingi. Teodosio mette in atto alcune riforme molto molto importanti poi per il futuro dell'impero romano e dell'esercito per rendere più efficiente la macchina militare romana. In particolare introduce gli eserciti presentalis, per esempio, ma di questa cosa nello specifico magari parleremo in un video futuro. Mentre invece qui vedremo in dettaglio chi sono i soldati che compongono gli eserciti di Teodosio. Tuttavia, prima di partire con quello che sarà uno sguardo di insieme, è necessaria una premessa molto importante. In modo a volte anche troppo sensazionalistico, quando si parla di Adrianopoli, diciamo che il 9 agosto del 378 viene distrutto l'esercito romano d'Oriente. Ora, naturalmente la disfatta di Adrianopoli dal punto di vista militare e umano è un disastro, ma dire che viene distrutto l'esercito orientale è ovviamente una semplificazione che non corrisponde al vero. Infatti l'esercito romano della Pars Orientis conta nel suo complesso tra i 200 e i 300.000 uomini, chiaramente suddivisi tra truppe confinarie, quindi e quelle degli eserciti provinciali campali, quindi comitatenses e auxilia palatina. Ergo, dopo Adrianopoli, la maggior parte di questo grande esercito, diviso nelle varie province, è ovviamente ancora intatto. I forse 30.000 uomini dell'esercito di Valente, purtroppo i numeri non li conosciamo con precisione, che sono radunati tra diverse delle truppe comitatensi della parte orientale dell'impero, ecco, di questi 30.000 non tutti sono rimasti sul campo e alcuni trovano riparo proprio ad Adrianopoli, dove parteciperanno alla difesa della città. Dell'assedio di Adrianopoli del 378 ho parlato anche in un precedente video, vi lascerò il link nella descrizione. Ora, detto questo, è chiaro, le perdite imperiali ad Adrianopoli sono in ogni caso spaventose. Si stimano infatti oggi tra i 15.000 e i 20.000 soldati caduti, e a questi vanno ovviamente aggiunti i soldati rimasti dell'esercito di Tracia, che si sono scontrati con i Goti a più riprese tra 376 e 378, e vanno in più contati anche alcuni reparti di truppe orientali che Valente nel corso di quei 2 anni ha mandato a combattere in Tracia prima di marciare lui stesso verso Adrianopoli e verso il suo destino. Al 379, anno in cui Teodosio è chiamato al suo grave compito, forse possiamo stimare un ammanco di circa 30-40.000 uomini, ovviamente con tutte le cautele del caso nel fare queste considerazioni. Quindi il compito di Teodosio non è ricostruire un esercito d'Oriente, quanto piuttosto ricostruire in primis un esercito di Tracia e Mesia, nonché poi creare un esercito che sia a diretta disposizione dell'imperatore, oltre naturalmente a rimpinguare le perdite delle truppe provenienti dalle province orientali. Bene, fatta questa premessa che era altamente necessaria, avviamo il nostro sguardo di insieme su quello che è l'esercito di Teodosio per poi andare più nel dettaglio su due delle componenti più importanti. Il primo pezzo di questo sguardo d'insieme naturalmente riguarda le truppe romane propriamente dette, quelle reclutate tra le province.
e le truppe che nel 379 Teodosio può mettere insieme, per la maggior parte in questo caso sono reclute, che diventeranno poi negli anni successivi truppe affidabili, ma che almeno nei primi tempi di questa guerra con i Goti non riusciranno sempre ad avere la meglio su questi ultimi. E nel corso della guerra gotica, che non si conclude certo con Adrianopoli, ma che prosegue fino al 382, difficilmente avranno la meglio sugli eserciti dei loro nemici senza a volte l'aiuto delle truppe occidentali di Graziano. Questa comunque è una situazione alla quale poi il tempo pone rimedio. Infatti queste truppe saranno pronte, lo dimostreranno molto bene, sia per il breve conflitto che opporrà Teodosio ai Greutungi nel 386 e soprattutto per le due grandi campagne delle guerre civili contro gli usurpatori in Occidente, quella del 388 contro Magno Massimo e quella del 394 contro Flavio Eugenio, quella che si risolverà alla battaglia del Frigido. Infatti questi uomini che nel 379 non sono che reclute, quando si arriva a queste due importanti campagne sono ormai esperti e vengono da diversi anni sia di addestramento che di prove sul campo. A fianco di questi soldati romani provenienti dalle reclute delle province ci sono poi i Goti. Infatti, con il 382, con la fine della guerra, con i Goti viene stretto un patto di fedus, quindi i Goti diventano dei federati di Teodosio e con loro numerosi contingenti partecipano alle campagne di Teodosio, a tutte quelle che abbiamo menzionato prima. Tra i Goti che militano con Teodosio non ci sono soltanto questi federati che rispondono militarmente a Teodosio, ma sono de facto semi-indipendenti, ma ci sono anche molte migliaia di guerrieri che negli anni sono confluiti nell'esercito regolare, diventando soldati romani, e sono andati sia a riempire i ranghi di unità di ausilia palatina già esistenti che andando a formare nuovi ausilia palatina degli eserciti presentalis orientali. Abbiamo già menzionato questi eserciti, significa che sono in presenza dell'imperatore, ovvero quelli a sua più diretta disposizione. Infine, a completare questo quadro di insieme, negli eserciti teodosiani dobbiamo anche ricordare altri contingenti di federati e alleati, e conosciamo questa grande varietà di contingenti soprattutto dalle descrizioni delle truppe di Teodosio per la battaglia del Frigido del settembre del 394. Tra altri federati, come i Goti, troviamo per esempio guerrieri Unni e Alani, che forniscono eccellenti truppe di cavalleria specializzata, una verità che rimarrà poi anche in testi famosi come l'Epitoma dei Militaris di Vegezio, che descrive anche i Goti come eccellenti cavalieri. In più, a fianco di queste truppe federate, troviamo anche alleati provenienti tutti dalla frontiera orientale, in particolare armeni, iberi, Erici e Colchi, e infine abbiamo truppe di arabi e, anche se sembrerà abbastanza strano, addirittura qualche contingente inviato dalla Persia Sassanide, che in quel momento è in pace con i romani. Ora che abbiamo osservato dall'alto questo complesso organismo che è l'esercito di Teodosio, possiamo andare a vedere più nel dettaglio quelle che sono le due principali componenti del suo nuovo esercito, le truppe potremmo dire nazionali romane e i nuovi ausilia palatina formati da Goti. Prima di continuare vorrei spendere due parole per presentarvi Numerus Italorum. Chi è, anzi, chi siamo noi del Numerus Italorum? Numerus Italorum è un'associazione di rievocazione storica della quale sono stato fondatore nel 2016 e della quale sono membro ancora oggi, che si occupa di ricostruire l'esercito romano della tarda antichità, in particolare quello del IV secolo d.C., in particolare proprio l'esercito di Teodosio, quindi della fine del IV secolo, nonché gli eserciti dell'Italia degli esarchi, dalla fine del VI secolo fino alla metà del VII. Il Numerus Italorum partecipa ad eventi in Italia e all'estero, particolarmente quelli che riguardano il IV secolo, eventi che spaziano dall'Austria alla Germania, alla Slovenia, al Belgio. Se vi piace la storia e volete riviverla dal vivo, e tra l'altro con un periodo molto particolare e indubbiamente anche molto appassionante, vi invito quindi a contattarci e a venire a provare con noi l'esperienza della rievocazione storica per provare cosa significa essere un soldato romano della tarda antichità. Vi lascerò il contatto mail del Numerus Italorum in descrizione, nonché i link agli account Facebook e Instagram, in modo tale che possiate andare a vedere con i vostri occhi e a fare tutte le domande che volete prima di prendere e imbarcarvi nell'avventura della rievocazione storica con noi. E torniamo adesso a guardare nello specifico una delle due componenti dell'esercito di Teodosio, ovvero quella parte di esercito regolare composta dalle reclute prese dalle province, quindi composte da romani.
Ora, noi spesso tendiamo a considerare e valutare Teodosio soprattutto in base alla sua politica religiosa, associandolo ben poco al campo bellico. Tuttavia, in quest'ultimo ambito non è certamente un incompetente. Teodosio, infatti, non è un semplice politico senza esperienza di materie militari ed è uno dei probabili motivi per cui Graziano lo ha scelto come collega. Teodosio, che nel 379 ha poco più che 30 anni, nel 368 è stato al seguito di suo padre in Britannia, padre che è suo omonimo, il cosiddetto Conte Teodosio, e aveva al suo comando anche dei soldati, mentre nel 374, quindi relativamente pochi anni prima della tempesta, della guerra gotica e di Adrianopoli, aveva avuto la carica di Dux Mesie, quindi anche di una regione che era sostanzialmente proprio nel teatro delle operazioni che gli interessano quando diventa imperatore. Non essendo quindi uno sprovveduto, Teodosio sa che per ovviare a una situazione così terribile e urgente come quella che si trova tra le mani, dovrà ricorrere a misure straordinarie. Arrivato in Oriente dalla Spagna, Teodosio pone la sua base a Tessalonica, infatti potrà entrare a Costantinopoli soltanto per la prima volta nel 380. Piazzatosi a Tessalonica, Teodosio indice subito una leva straordinaria per rimpiazzare i caduti di Adrianopoli, arrivando a reclutare anche contadini, minatori e guerrieri barbari da oltre il Danubio, compresi alcuni gruppi di goti, e questi ultimi a volte saranno anche abbastanza difficili da gestire in questa prima fase. Teodosio inasprisce di molto anche le punizioni e la legislazione contro chi non provvederà a reclute o contro chi non si arruola. Questo inasprimento è senz'altro necessario, poiché sappiamo che non c'è questo grande desiderio di arruolarsi. Per esempio, basti pensare che per non essere reclutati certi coloni decidono addirittura di menomarsi fisicamente, amputandosi delle dita, particolarmente il pollice, e dalla legislazione noi sappiamo che Teodosio non trova il problema e cerca di aggirare questo comportamento e di impedirlo. Infatti, invece che una recluta menomata, ordina ai provinciali che nel caso gliene mandino due. Ora, pur avendo indetto questa leva straordinaria, l'imperatore sa anche che non può affidarsi solo a reclute se vuole un esercito in grado di battersi in tempi brevi. Ha infatti bisogno anche di veterani. Uno dei grandi problemi della battaglia di Adrianopoli è infatti che è stato distrutto una grossa parte di truppe già esperte. A questo scopo fa quindi scambiare alcune delle truppe presenti in Tracia, in particolare proprio le prime truppe di Goti che ha cominciato a reclutare, con soldati più esperti e disciplinati, provenienti per esempio dall'Egitto. I nuovi soldati reclutati con la leva straordinaria vengono intanto addestrati e preparati alla loro nuova vita e a quanto pare con un certo successo. Lo storico Giordane, che scrive circa un secolo e mezzo dopo, sintetizza così: la disciplina militare fu presto ripristinata ad alto livello e i Goti, percependo che la codardia e l'inazione dei precedenti principi era terminata, divennero timorosi, perché l'imperatore era celebre per la sua acutezza e discrezione. Con il comando fermo e la sua generosità e gentilezza, incoraggiò un esercito ormai demoralizzato ad atti di coraggio. E quando i soldati ottennero nuova sicurezza in loro stessi, cercarono di attaccare i Goti e scacciarli dalle frontiere della Tracia. Ora, la guerra contro i Goti poi si conclude, come accennato, con il Fedus del 382 e vede soprattutto azioni di guerriglia e ben poche vere grandi battaglie. Una di queste, quella di Tessalonica del 380, non siamo nemmeno sicuri se sia stata una vittoria o una sconfitta, o addirittura se sia mai avvenuta. Comunque sia, da quanto emerge dalla stragrande maggioranza delle fonti, perché di questa battaglia ci parla solo una fonte di VI secolo, le truppe di Teodosio si comportano bene, tuttavia se l'imperatore in Oriente, che è il collega Graziano, sono molto consapevoli che ormai eliminare del tutto i Goti costa ormai impossibile. Accanto ai soldati romani che sono stati reclutati nel 379 o che sono stati mandati in Tracia in quell'anno da altre province, abbiamo anche numerosi soldati Goti. Ma chi sono di preciso questi Goti di Teodosio? Nel 382, infine, la guerra tra i romani e i Goti si conclude. Ma come si conclude? Facciamo un piccolo passetto indietro fino al 381. Fino a questo anno la guerra, come abbiamo detto, si protrae senza particolari grandi eventi bellici, ma soprattutto con schermaglie, guerriglia e alcune battaglie spesso inconcludenti. Alla lunga entrambe le parti sanno che non possono vincere definitivamente questo scontro. Da una parte, come detto, i romani sono consapevoli che non potranno alla fine eliminare totalmente i Goti e soprattutto non potranno farlo in tempi brevi, e i Goti sono assolutamente sicuri di non poter ripetere una seconda Adrianopoli.
Così sappiamo che il leader goto Atanarico, spinto anche dalle divisioni interne al suo popolo che rischiano di distruggerlo, si reca infine nel 381 a Costantinopoli, dove Teodosio lo accoglie tra l'altro con tutti gli onori. E Atanarico non solo propone a Teodosio la pace, ma anche un'alleanza. E l'imperatore, che della guerra non vuole saperne più nulla e che ha bisogno di soldati, accetta. E così, oltre finalmente a pacificare la situazione, Teodosio riesce anche a vincere la stima e il rispetto dei goti, che di fatto lo considerano un loro grande capo, per così dire, un loro garante. Tra l'altro, tra le cose che impressionano molto favorevolmente tutti i goti, vi è anche il trattamento che Teodosio riserva ad Atanarico. Dopo pochi mesi che si trova a Costantinopoli, infatti Atanarico muore per cause naturali e Teodosio gli tributa un funerale con gli onori degni di un grande re. Nel 382 tra i Goti e Teodosio è siglato un fedus. I Goti si possono installare entro i confini dell'impero, formalmente sotto l'imperatore, ma di fatto indipendenti o quasi. L'unico vero obbligo che hanno è di fornire guerrieri alleati, ovvero federati, che combatteranno sotto capi Goti. Tuttavia, non tutti i Goti prendono questa strada. Infatti, seguendo quanto fatto da quei Goti che si erano arruolati da oltre il Danubio o che avevano anche disertato per l'impero negli anni precedenti, migliaia di guerrieri Atanarico decidono infatti di arruolarsi direttamente nelle file dell'esercito regolare romano. Di diversi di questi Goti abbiamo, tra virgolette, nome e cognome, poiché ne abbiamo tantissime lapidi funerarie provenienti dall'Italia, da Concordia Sagittaria. In questo caso siamo di fronte a guerrieri che probabilmente hanno partecipato alla battaglia del Frigido del 394 e che poi sono rimasti di stanza in Italia nordorientale, almeno per un certo tempo. E tra l'altro, a fianco delle lapidi dei Goti, vediamo anche lapidi nel cosiddetto sepolcreto delle milizie di soldati della più disparata provenienza, per dirne una, la Siria. Cosa interessante per il nostro discorso qui è che si tratta di Goti che in molti casi hanno fatto anche una certa carriera nei ranghi dell'esercito e che sono stati integrati in unità già esistenti, che possiamo quasi sempre identificare nell'importantissimo documento della Notitia Dignitatum. Solo per menzionare alcuni di questi Goti abbiamo Flavius Fasta, ducenario del Numerus dei Batavi, Flavius Fandigildus, protector del Numerus degli Armigeri, Flavius Andila, centenarius del numerus dei Bracchiati, Flavius Harso, magister primus del numerus degli Heruli seniores, Flavius Marcaridus, tribuno dei soldati degli Iovi ignores. Ora, queste unità, come detto, sono praticamente tutte rintracciabili nella Notitia Dignitatum con un certo grado di sicurezza. Per esempio, i Batavi seniores, i Bracchiati seniores e gli Heruli seniores sono auxilia palatina che troviamo sotto il comando del Magister Peditum Presentalis in Italia. Troviamo poi diverse unità di Batavi tra fanti e cavalieri di auxilia e vexillationes al comando del Magister Equitum per Gallias. E al comando di quest'ultimo troviamo anche gli Iovi juniores gallicani. Ora è anche difficile stabilire con certezza se queste unità di Batavi e Iovi juniores di Concordia siano anche le stesse che poi ritroviamo in Gallia, ma trovo che sia abbastanza probabile, visti poi i movimenti dei decenni successivi, specie ad opera di Stilicone. È molto più difficile invece individuare, per esempio, l'unità degli Armigeri, poiché nella notizia ci sono tantissime unità con questo nome, e particolarmente tra le legiones vere e proprie, mentre noi vediamo con chiarezza che questi Goti vanno ad impolpare i ranghi di unità di ausilia. E infatti non ci sono solo questi rimpiazzi, per così dire. Infatti, al di là di questi Goti che vengono integrati nelle unità già esistenti nell'esercito, sappiamo per certo che Teodosio, per inquadrare meglio il grande numero di guerrieri Goti che vengono arruolati nell'esercito regolare, quindi ricordiamolo, non le truppe di federati, crea un grande numero di nuovi ausilia palatina che saranno il nervo dei due suoi nascenti eserciti presentalis, ovvero a sua diretta disposizione per la Pax Orientis. Queste nuove unità di ausilia palatina sono ben 15, anche queste tutte molto ben rintracciabili nella Notitia Dignitatum. Come sappiamo che sono state create da Teodosio, presumibilmente da Teodosio. Dunque, da prassi, quando si va a creare una nuova unità di ausilia nel periodo tardo antico, a questa si assegna un nominativo etnico, che col tempo può diventare un rimasuglio vestigiale dell'origine dell'unità, come è stato per esempio per appunto Bracchiati, Batavi ed Eruli, oppure può essere assegnato un nome dinastico che è legato all'imperatore o alla sua famiglia. E così tra queste 15 ausilia palatina noi troviamo le due unità dei Visi e dei Tervingi, che sono seguiti a ruota dai primi, secondi, terzi e quarti Teodosiani, nonché dai Felices Teodosiani.
In più, legate ai nomi dei due figli di Teodosio, Onorio e Arcadio, troviamo i Felices Honoriani Juniores e i Felices Arcadiani Juniores. Di queste unità esistono anche le corrispettive unità di Seniores, quindi i Felices Honoriani Seniores e i Felices Arcadiani Seniores, che a loro volta sono auxilia palatina, che sono però al comando del Magister Militum per Orientem. Infine, anche se non possiamo stabilire con sicurezza che fosse composta da soldati goti, troviamo anche l'unità dei Victores. Attribuibili a Teodosio, troviamo anche altri tre auxilia, che sono reclutati però non tra i Goti, ma insieme ad altri alleati e popolazioni interne all'impero. E queste unità sono gli Iberi, i Felices Teodosiani, Isauri e i Traces. E a fronte di tutte queste nuove unità di auxilia, troviamo una sola legione comitatense, sotto il comando del Magister Militum per Orientem, la prima Flavia Teodosiana. Questa è l'unica legione comitatense che sicuramente possiamo attribuire a Teodosio. Ora, questo grande afflusso di nuove reclute, che vengono integrate appunto nei ranghi regolari degli Auxilia Palatina, vista la situazione anche economica, è forse difficile armarle adeguatamente. Secondo teorie recenti, a queste nuove Auxilia quindi sarebbero stati forniti sì tutti i pezzi dell'armamento, tolte le armature, questo forse anche per tagliare le spese in questo frangente così complicato. Ed è possibile che sia da questa base che derivi la lamentela molto esagerata dei pedi snudati, ovvero i fanti senza armatura che lamenta Vegezio. Di questa particolarità poi parleremo senz'altro in un altro video perché richiede un approfondimento dedicato. Anche se l'iniziale convivenza di queste nuove migliaia di reclute gote nei ranghi dell'esercito regolare romano con i soldati romani propriamente detti non deve essere stata facilissima, tuttavia la guerra in Tracia e il ristabilimento di un vero esercito alla fine fanno di molto salire il morale di questa nuova macchina militare messa insieme da Teodosio. E quello di Teodosio è ora un esercito che finalmente è pronto alle sfide che si porranno davanti all'imperatore negli anni successivi, in particolare, come già accennato e come sicuramente vedremo in video futuro, la breve guerra del 386 contro i Greutungi di Odoteo e soprattutto le due grandi campagne contro gli usurpatori occidentali Magno Massimo e Flavio Eugenio nel 388 e nel 394. Bene, questo video sugli eserciti di Teodosio finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, nel caso vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. Se volete rivivere in prima persona la storia e l'esperienza del soldato romano tardo antico, io vi invito a provare il mondo della rievocazione storica e a provarlo con il Numerus Italorum. Vi lascerò in descrizione i link ai nostri social e alla mail in modo tale da poterci contattare, seguire e farci tutte le domande che vorrete per togliervi ogni dubbio. Io in ogni caso vi invito a venire a provare in prima persona. Vi ricordo poi che è uscito il mio primo libro, Le battaglie più eroiche della storia, anche di questo vi lascerò un link nella descrizione del video. E vi ricordo infine di attivare la campanella per restare aggiornati su tutte le novità in uscita sul canale e di seguirci su tribunus.it e sui nostri account Facebook e Instagram. Bene, detto questo, vi ringrazio ancora per avermi seguito fin qui e alla prossima.